Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi parlo di Hassan Sisei, attaccante gambiano appena acquistato dal Lecce. È un grandissimo colpo a costo zero da parte di Corvino e per questo ve ne voglio parlare in un video. Mi raccomando, prima di cominciare vi chiedo un grandissimo like di supporto al canale. Un commentino qui sotto se già avete fatto un pensiero se acquistarlo o meno e di iscrivervi al canale che è una cosa insieme alle altre che non costa nulla. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. Già ieri sera abbiamo fatto una live con zio Cristiano e tanti altri ospiti. Se siete iscritti potete venire a commentare nelle prossime live e farmi tutte le domande che volete. Quindi vi aspetto anche in live. Ultimissima cosa, vi ricordo che sono attivi gli abbonamenti. Se volete, potete andare a vedere il video di abbonamenti per capire anche quali vantaggi offre ogni livello di abbonamento. Comincerei subito ad andare a vedere la scheda. Allora, su questo attaccante, ragazzi, io ho delle perplessità, o meglio, andiamo a vedere quest'anno lui allo Zurigo, lui era il compagno d'attacco di Gnonto, 33 partite, 20 gol fatti, 11 assist. Ovviamente so benissimo che su questo giocatore ci sono tantissime attese, perché già anche nel gruppo degli abbonati, ma guardando anche su pagine Instagram, questo giocatore lo stanno veramente già pompando tanto. Quindi voglio veramente catalogare bene questo attaccante, perché lui ha 28 anni, però è il primo anno in cui effettivamente fa bene. E poi voglio anche andare a contestualizzarlo, perché è vero che fa 20 gol quest'anno, però bisogna anche vedere che gioca nel campionato svizzero, quindi ovviamente non è una Serie A. È vero, ci sono stati anche altri attaccanti come Cabral, arrivato a gennaio-febbraio nelle nostre formazioni al Fantacalcio, che avevano fatto un sacco di gol, e poi qui in Serie A diciamo che è stato poco il tempo, perché arrivare a gennaio non è mai semplice arrivare e fare subito bene. Però lì, sempre su Cabral, venivamo da un giocatore che era diversi anni che faceva bene in Svizzera. Mentre lui, devo dire, vi porto anche degli altri dati. Quest'anno 20 gol e 11 assist, ma l'anno scorso in 31 partite un gol e 3 assist. Nel 19-20 aveva fatto 12 presenze e un gol e altre presenze nella Bundesliga seconda, se non erro, un 11 presenze e un solo gol. Quindi capite bene che non è che stiamo parlando come degli altri di giovanotti di 20 anni, di 21 anni. Parliamo già di un giocatore di 28 anni. E quindi per questo ho voluto portare il video, per dire ragazzi, ci sta magari prenderlo, però andiamo a vedere pr prima anche il passato. Io sono da vedermi come sempre dei video su questo giovanotto e ho portato due sole skill. Fiuto del gol, perché alla fine, se andiamo a vedere i suoi gol, sono tutti gol dentro l'aria. Tutti gol tra virgolette facili, tra virgolette banali. Non ho visto gol da fuori, non ho visto un gran colpo di testa. Ho visto dei gol dentro l'aria. Lui è lì e la butta dentro. Questo è un po' il riassunto di questo giocatore. Poi ci ho messo, oltre al fiuto del gol, attacca bene la profondità, perché effettivamente alcuni gol sono stati fatti in contropiede, in cui gli viene lanciata la palla, lui magari sa difendere palla, non fa intervenire l'avversario. Ecco, su questo ho visto qualcosa in cui ha fatto bene la fase
di possesso palla e poi si butta dentro l'area per far gol. Ecco, quello l'ho notato, può essere in quel modo che riesca a fare qualche gol. E poi, ragazzi, ci ho messo da non strapagare, perché se questo giocatore, secondo me, lo si prende come scommessa vera e propria, ci può stare. Vi invito, come sempre vi dicevo, a andare a guardarvi i video, così vi fate anche voi un'idea dei gol che è riuscito a fare. Ecco. E ci ho messo da non strapagare, perché se lo si prende una percentuale di 1-2% di budget, secondo me ci può stare tranquillamente. Però magari già si parlava come questo è forte, questo è fortissimo, e non vorrei che magari un mio iscritto, un mio abbonato o comunque una persona che mi segue vada a buttarci su un 6-7%. Ecco, secondo me, io non andrei mai a investire un budget del genere su un giocatore che è vero che è nel pieno della maturità, perché di solito, soprattutto quelli bravi, quelli che hanno giocato a calcio e tutto, dicono l'età, diciamo, migliore per un giocatore è 27-28 anni. Ecco, quello è perché sei pieno della maturità, sei ancora atleticamente molto forte, e quindi magari potrebbe essere. Questo è il motivo per cui quest'anno ha fatto benissimo. Vi dicevo che era il partner di Gnonto, probabilmente anche lui avrà contribuito a fare qualche gol in più. Diciamo che gli altri anni, come vi ho detto, in 2 anni aveva fatto 2 gol, quindi 3 gol, quindi non è che diciamo che è migliorato di tantissimo. Però rimango sull'idea che lui possa essere un giocatore da prendere proprio se guardate i video e proprio ci credete su questo giocatore, ci investo un 3%. Ecco, però davvero, ragazzi, non andrei a stravagarlo guardando questi numeri, perché ovviamente se mettete Transmarkt e vedete 33 partite allo Zurigo, 20 gol fatti, un 10 assist, uno dice mamma mia, un campione, lo prendo anche al 6-7%. Ecco, non vorrei questo io. Altra cosa, diciamo, oltre le qualità, la cosa che mi spinge un po' a dire se lo prendo come scommessa mi piace è il fatto che lo abbia portato Corvino. Corvino è un dirigente di quelli che di talenti ne capisce veramente tanti, ne capisce veramente tanto. Però, ragazzi, davvero, io ho portato questo video all'attenzione. Non solo perché magari i gol li ha fatti, ma per mettervi in guardia, per non farvi spendere un budget spropositato. È vero che ancora siamo solamente al 17 giugno e colgo l'occasione per fare gli auguri a mia moglie, che oggi facciamo 5 anni di matrimonio. E niente, ragazzi, è un po' questo quello che volevo dirvi. Vi ricordo, se il video vi è piaciuto, un grandissimo like, un commentino qui sotto. Vi metto in descrizione tutti i link dei video che sono usciti in questi giorni. Andateli a rivedere se vi va. E iscrivetevi al canale, ragazzi, è importantissimo. Quindi mi raccomando, sostenetemi anche solamente con queste cose gratuite. Con questo è veramente tutto. Ciao, ragazzi.